Non ho voglia, quindi rimando, rimando. La procrastinazione. Siamo tutti un po', chi più chi meno, dei gran rimandoni, dei rimandoni frequenti. Perché rimandiamo le cose da fare, che poi rimangono lì nell'angolo come una sorta di macigno? E, beh, principalmente per mancanza di motivazione, significa che quello che vogliamo fare per un motivo o l'altro, non abbiamo voglia di farlo, quindi pagare una multa e la multa rimane lì. È chiaro, nessuno è motivato a pagare una multa. Altre cose sono un attimino più sfumate. Compiti noiosi, ripetitivi, difficilmente si ha voglia di mettere i piatti in lavastoviglie, di pulire i pavimenti, piuttosto che tante volte si ha anche poca voglia di andare in palestra, di fare una cosa che sappiamo che ci fa bene, ma un pochino noiosina. Altre procrastinazioni più importanti riguardano invece la sfera emotiva, la paura del fallimento. Quindi, nel non fare una data cosa per cui a nostro avviso, per lato pratico non è neanche detto, c'è una percentuale di fallimento, noi questa cosa la prendiamo e anche questa e la mettiamo di lato. Soprattutto se quello che andiamo a affrontare lo sentiamo un poco nostro, lo percepiamo come difficile, come foriero di stress per noi, quindi anche che cambia le nostre abitudini. Ci sono persone che anche per minimi cambi sul lavoro vanno in fortissimo stress. Non per tutti il cambiamento è una nota positiva, una nota che muove le acque. Per alcune persone la sola idea di un cambiamento già di per sé stessa è motivo di stress e quindi porta a non fare quella data cosa. In questo ambito, oltre alla nostra idea personale, cioè al fatto che noi percepiamo quella cosa come un possibile fallimento, si aggiunge un po' di ansia da prestazione, ansia sociale, cioè siamo preoccupati per come gli altri giudicheranno quello che stiamo andando a fare, il modo in cui lo facciamo, i tempi in cui lo facciamo, e questo invece che spingerci a, tra virgolette, farla fuori subito, ci spinge ulteriormente a rimandare. In parte anche una mancanza di autodisciplina. I comportamenti sono un qualcosa che possiamo allenare nel tempo, quindi facendo sempre la stessa cosa, quindi affrontando le cose da fare sempre nello stesso modo, quindi magari in un modo svelto e propositivo, tendiamo a essere più svelti e propositivi. Se invece abbiamo tendenza appunto a procrastinare, il nostro cervello tenderà a seguire quella via e a riproporci tutte le volte quella via, cioè quella di procrastinare. Quindi, nel non aver precedentemente allenato questo tipo di autodisciplina, diventerà un attimino più ostico farlo nel tempo. Non è impossibile, ci andrà solo un po' più di impegno. Altra cosa sempre legata al giudizio degli altri è la nostra incapacità personale, rapportata chiaramente agli altri, di gestire le emozioni. Quindi ci siamo resi conto magari alcune volte che procrastinavamo l'incontro con una persona, ad esempio, perché? Perché ci emozionava. Ci emozionava, avevamo anche voglia di vederlo o di vederla, ma mettevamo in atto tutta una serie di piccoli meccanismi proprio per non affrontare subito o nei tempi in cui ci si era messi d'accordo questa emozione che comunque un pochino ci scombussolava. Nel pratico, invece, questo è un po' dei ritardatari cronici piuttosto che di chi in generale procrastina,
È una errata percezione del tempo. Fermo restando che il tempo è un costrutto e ce ne rendiamo conto in 100.000 modi, cioè il fatto che il tempo scorre in modo differente, alcune volte mezz'ora vola in un attimo, alle volte 5 minuti sono lunghi come la più lunga delle giornate. Quindi noi nel prefigurarci quello che dobbiamo fare, alle volte pensiamo di metterci delle tempistiche differenti e quindi ci ritroviamo, soprattutto per quello che riguarda le scadenze lontane, a non riuscire a programmarle per tempo e quindi le procrastiniamo pensando di metterci molto meno tempo di quello che in realtà ci mettiamo. Questo è un meccanismo a cui fare estremamente attenzione perché ricordiamoci che nella mente le cose si fanno in un attimo. Chiudiamo gli occhi e diciamo, ah, sì, no, vado lì, prendo quello, ah, sì, poi lo monto. Ecco, chissà perché quando compriamo un mobile dell'IKEA abbiamo la percezione di montare qualunque mobile, indifferentemente dalla complessità, in mezz'ora, cioè questo tempo cristallizzato, la mezz'ora, poi in realtà dopo 2 giorni siamo ancora lì a bestemmioni con il martello che vola per la stanza e noi disperati in ginocchio sul pavimento. Quindi anche su questo piuttosto siamo conservativi. Se pensiamo di metterci mezz'ora, diamoci uno slot di 45 minuti. Ecco, facciamo in modo che il programmare le nostre attività abbia sempre una sorta di piccolo margine. Questo delle aspettative iperrealistiche riguardo al tempo e alla gestione del tempo succede spessissimo quando si studia, si prepara un esame, si ha una consegna lavorativa, prepariamo una cena se magari non siamo così tarati sui tempi. Ecco, anche qui pensiamo sempre, sempre di metterci meno, mai di più. È difficile pensare di metterci di più. Sapendo che questo è un meccanismo normale del nostro cervello, ci premoniamo anche in questo caso, anche se abbiamo un appuntamento per non arrivare in ritardo, che non è grazioso. All'atto pratico, se ci rendiamo conto di essere un po' dei procrastinatori, cosa possiamo fare? Beh, il piccolo diario è sempre una cosa utile, cioè quando ci rendiamo conto che continuiamo a rimandare una cosa, segniamoci il perché a nostro avviso la stiamo rimandando e poi, non so, a fine settimana tiriamo un attimino la lista e vedremo sicuramente che alcune cose si ripetono. Non tanto la cosa che procrastiniamo, che può variare chiaramente nell'arco della settimana, ma il perché procrastiniamo. Quindi, scoperte e identificate le nostre personali cause del procrastinare, qui ci va un attimino di impegno. Dobbiamo essere un po' svizzeri in questa cosa, un po' tedeschi. Facciamoci un piccolo schema delle cose che dobbiamo fare suddivise in ordine di importanza e di urgenza. Quindi l'importanza non è detto che ci prenda più tempo, ma sono cose sicuramente da sbrigare. L'urgenza riguarda chiaramente tutte le scadenze, tutte le cose che di solito, tra l'altro, non dipendono da noi. È più facile che ci sia un'importanza per le cose che dipendono da noi e un'urgenza per tutto quello che è purtroppo il vivere civile e l'essere in una società strutturata. Quindi, identificata urgenza e importanza delle cose, man mano andiamo a spuntare la nostra lista, avendo molto bene in mente quali sono i nostri obiettivi. Per cui, al di là delle cose inderogabili per il nostro appunto vivere, che potrebbero anche non essere da un certo punto di vista poi più importanti, perché se io decido di trasferirmi all'estero, che ne so, magari tutta una serie di cose che fino a 6 mesi fa erano importantissime, adesso mi decadono. Quindi avere anche appunto questi obiettivi nostri, sia nel breve sia nel medio termine, nel lungo non è così importante perché abbiamo visto tutti che comunque la vita rimaneggia le cose.
Quindi nel breve termine sicuramente perché ci serve a campare e nel medio termine per avere un minimo di programma di base che poi quello può essere modificato, ma insomma almeno facciamo allenamento sulla non procrastinazione. Dal punto di vista squisitamente tecnico e lavorativo esiste una tecnica, si chiama la tecnica del pomodoro, che presuppone 25 minuti di lavoro. 5 minuti di sosta, ripetuta per 4 volte. Alla fine della quarta volta abbiamo una pausa più lunga e poi ripartiamo con un secondo ciclo. Allora, questa è una tecnica standard, quindi basata su un funzionamento neuronale, su una fluttuazione ormonale, su tutto quello che può essere. Ognuno ha la sua, però teniamo conto che soprattutto se facciamo un certo tipo di lavoro, abbiamo delle scadenze, dobbiamo magari autoregolarci noi, quindi non facciamo un lavoro in cui la regolazione del tempo è data dall'esterno, sviluppare una tecnica del pomodoro, del carciofo, della carota, fate poi voi, pomodoro in spicchi è più facile, riusciamo magari a organizzarci un attimino meno. Un'altra cosa che è di tempi mediamente recenti sono tutte quelle procrastinazioni date dal fatto di avere in mano spesso e volentieri il cellulare. Il cellulare ci distrae tantissimo, ci rendiamo conto che è passato del tempo e noi una cosa che dovevamo fare non l'abbiamo fatta perché? Perché era più importante, che ne so, controllare Instagram. Sì e no, perché se lo facciamo di lavoro, ok, è il nostro lavoro, ma la maggior parte non lo fa per lavoro. Quindi diamo anche un tempo all'uso di questi dispositivi e facciamo in modo di ridurre in generale le distrazioni quando stiamo lavorando. Quindi se proprio non è necessario per il lavoro, il cellulare lo spostiamo. Ci mettiamo sul tavolo già un bicchiere d'acqua piuttosto che andiamo a far pipì prima di iniziare a lavorare. In questo modo avremo davanti un tot di tempo in cui saremo produttivi. E questo per tutto quello che dobbiamo fare. A maggior ragione ce ne rendiamo conto quando stiamo per affrontare un qualcosa che non abbiamo voglia di fare. Chissà perché ci vengono in mente 5.000 urgenze, e in realtà non sono poi così delle urgenze, sono semplicemente un modo del nostro cervello, lo sappiamo benissimo, per sviarci dal fare quello che non abbiamo voglia di fare, quindi un po' di autodisciplina, una limitazione delle distrazioni e dei trucchetti pratici. Uno potrebbe essere coinvolgere un'altra persona in un qualcosa che non abbiamo voglia di fare, tipo andare in palestra con un'amica, farci aiutare da un collega per una questione di lavoro, andare a fare quella data spesa o quella fila imposta o quella cosa con qualcuno. Perché? Perché l'avere qualcuno di fianco, al di là dell'ovvio supporto, è proprio quasi un obbligo. Cioè, ti chiedo di accompagnarmi a fare questa cosa, poi cos'è che faccio? Dopo che tu ti sei riservato il tempo, io mi sfilo e quella cosa non la faccio più. No, non ci sta. Quindi coinvolgiamo qualcuno. E ricordiamoci sempre, mentre svolgiamo quella data cosa rognosa, il perché la stiamo facendo, e il fatto di togliersela dai piedi potrebbe essere il motivo principe e va benissimo. E poi, alla fine di tutto questo, quando l'abbiamo fatta, impariamo a ricompensarci. A dirci bravo, a dirci brava, a farci un piccolo regalo, fermarci a sorridere e godere il fatto di essercela levata di torno.